richiesta di rete, anche se non è una richiesta perché l'avremmo fatto lo stesso. Da questo pannello Andrea farà sicuramente almeno 3 sezioni. No, perché ipotizzando di avere questo angolo, lui incomincia a spatolarsi su pezzi. Che, come spiegavo stamattina, non è Vangelo, quello che c'è scritto nel campionario, un metro quadro alla volta. Non è scritto. Piuttosto preferisco parlare di tempi di pezzi. Ora, quando dicevo stamattina, in base alla tua velocità di esecuzione, in base al caricamento che fai di quel pezzo che deve rimanere umido tutto allo stesso modo, io dico un pezzo da fare, arricchirlo di spatolate per un paio di minuti, non più un metro quadro alla volta. Io poi, se sono bravo, veloce, mi faccio anche un metro quadro in quei 2 minuti, benissimo, non c'è nessun problema. Però adesso Andrea vi farà vedere, innanzitutto vi farà vedere una cosa, la famosa terza mano, che è 1, 2, 3, 4, 5, no? Cioè, la terza mano. Vi faccio vedere il tempo sbagliato e il tempo giusto. Ok. Un accorgimento, perché io uso lo stesso frattazzo, ma l'ho cambiato. Io per la terza mano non userò mai lo stesso frattazzo che uso per la prima e seconda mano. Perché se io lo utilizzo per la prima mano, c'ho il primer che me lo riga. Quando io vado poi a dare la terza mano, tutte quelle piccole rigettine che ho creato sul frattazzo le riportate sullo stucco. Io ho un frattazzo che uso per prima e seconda mano, questo lo uso semplicemente solo per la terza mano. Più diventa vecchio e più diventa vecchio. Ci vuole il frattazzo solo per la spatolata finale e la lucidatura. Addirittura Luca ce n'ha 2. Due frattazzi di finitura. Uno lo usa per spatolare e poi l'altro lo piglia subito pulito per lucidare. Quindi sono tutte e due allo stesso modo. Sono tutte e due allo stesso modo. Per la prima e la seconda mano usate un frattazzo. Sempre il nostro, diciamo, però è quello da battaglia, perché poi il nostro è anche abbastanza maneggevole, quindi lascia solo, diciamo. Prima di dare la terza mano, andiamo a vedere il pezzo che dobbiamo fare, e a questo punto è importantissimo sentire che non ci sono difetti, perché può darsi che vi sia sfuggita la collina. Allora, anche in quel caso lì, con la spatolina, per appena andiamo a fare. Guardate, una cosa che vi voglio dire è che era dentro nel nostro forum, qualcuno ha detto che lascia il colore, cioè in terza mano gli lascia il colore. Cioè qui non lascia il colore, no, qui non lascia il colore in seconda mano, che qui potrebbe lasciare il colore, perché qui c'è ancora il poro aperto. Quindi, perché lascia il colore? Perché non hanno tirato bene il prodotto, hanno lasciato spessore il prodotto. Non si è ossidato. Quindi non si è ossidato, non si è schiacciato bene. Allora sì che in quel caso lì tu ti lascia il colore. E lo stesso anche nella terza mano. L'hanno dato senza andarlo a schiacciare dentro, senza ottenere quella famosa pressione meccanica data dal frattazzo e dalla compressione. L'hanno lasciato su a spessore. Ed è chiaro, lì il prodotto ti, perché non si è ben ossidato, ti lascia il colore. Bene, andiamo avanti. Non guardate la velocità, perché a noi non ci interessa della velocità. Cioè, facciamo vedere il tempo giusto di lucidatura, poi parete in base ai vostri ritmi, vi facciamo vedere qual è il tempo giusto. Io sono del parere tuo. Io mi sto facendo pagare magari 50 euro al giorno. Al cliente gli ho promesso che devo fare una parete bellissima. Ma secondo voi devo guardare il tempo? Ma non esiste. Non esiste il tempo. Esiste semplicemente la tua passione, la tua spatolata, il tuo muro. Quando è finito devi dire, cazzo, ho fatto una cosa, cioè, se la mettiamo così, allora andiamo bene. Ma se la metti, che devi dire? Devo finire, perché domani devo iniziare, allora, perché devo guadagnare i soldi, già si parte. Allora non si entra in questo gruppo. Tipo, la regola è sempre la stessa. Io dico sempre a mio figlio, il cliente alla fine non guarda se ci hai messo un'ora o 10 giorni, guarda se il lavoro è fatto bene o è fatto male. Punto. Chiaro. Non so. Poi lavorare con la fretta, si corre il rischio di fare il lavoro fatto male. A quel punto il cliente, se ha fatto il lavoro fatto bene, il cliente non può dire nulla, anzi gli dice, cazzo, ma sei un gran, sei bravissimo, lo dirò a tutte le mie amiche e ti farò lavorare. Se tu il lavoro fai male, il cliente vuole sapere perché ti ha dato 50 euro quando gli ha fatto un lavoro che non va bene. Cazzo, ti cerca tutti gli appigli per non pagarti. Questo è verità. No, questo che dice Giuseppe è vero, perché
quando andate via dal cantiere e un lavoro non è stato fatto bene, il numero verde è anche per il rivenditore finale. Ci chiami in azienda perché in alcune zone opaco c'ho il segno nero, non sei lucidato, c'ho il gradiero. Avete le spie? Non è che rimane lì così, perché la gente si è specializzata, si è. Anche il cliente finale è andato col campionario, quando il lavoro non gli è venuto bene, chiama al numero verde, al numero verde quando gli danno tutte le spiegazioni, noi da qui non è che gli possiamo raccontare le palle. Cioè quando un cliente dall'altra parte dice ascolta, ma il muro è liscio e lucido, no, è un po' lucido, poi un pochino, ci sono i gradini, allora lì capisci che il lavoro non è stato fatto bene, non è che gli possiamo dire, ma no, guarda che il lavoro è perfetto, no. Non è nella nostra filosofia, noi vogliamo che la gente che applica il nostro prodotto lo deve applicare bene, se no noi gli diciamo no, hai trovato l'applicatore sicuramente con la Svezia. No, io ci tengo a dire la verità, ragazzi. Ma è stato fiato la testa di qualcuno. Ascolta, andiamo avanti con la terza mano. Allora, dopo aver visto che il pezzo che ci dobbiamo fare l'abbiamo preparato bene, questa è una situazione importante, solo in questa mano. Nella mano di finitura noi dobbiamo smuovere il prodotto e renderlo fluido, perché adesso noi dobbiamo dare micron di materiale sul muro, non ho più bisogno che il prodotto sia grosso che mi dia spessore, anzi mai deve avvenire questo passaggio dell'ultima mano del prodotto e il new color, perché a quel punto vi rimane spessore, quando andate a lucidarlo vi si spellicola perché il prodotto non è entrato dentro nel prodotto. Adesso Andrea vi fa vedere quel famoso terzo passaggio che non dovreste fare, che non dovete fare, perché il risultato che verrà fuori non è quello che vogliamo. Curiosità, voi utilizzate la spatola quella grande o quella più piccola? La grande. Tu no, questa domanda la devi manco fare, perché questa devo usare il fattazzo bene. No, ve lo dico per un semplice motivo, perché è un'osservazione che mi fanno specialmente quando sono in dimostrazione. Perché io vedo lavorare molti vostri colleghi lavorano con una mano e nell'altra hanno la spatola. Non serve, perché io quando vado a lavorare in palete lavoro sempre con le tue mani. Non perché non siamo capaci a lavorare con una mano, ma perché lavorando con le due mani abbiamo il perfetto controllo del frattazzo e la forza si distribuisce su tutte e due le spalle. Quindi diventa molto più semplice in fase di lavorazione. Sapete? Mi ricordo i primi tempi quando facevo le dimostrazioni che usavo le due mani, dall'altra parte c'era l'applicatore che diceva il gioco di voi, usa il gioco, non è capace la fare. E poi quando devo spiegare io. Ecco, vedete, questa è. Questa è una terza mano. Chi può dire che è una terza mano? Giusto? Ma di solito fanno tutti così, eh? Guardate che cosa succede. Se io adesso pulisco il frattazzo e vado a lucidare, mi ritroverò in questa zona, questa, e si luciderà meno di questa, di questa. Abbiamo il prodotto ancora bello malleabile, qui il prodotto già sta cercando di ossidarsi. E quando vado a lucidare, questo qui si luciderà di meno, questo di più, tra l'altro che si dirà, questo è opaco, però ha preso una lucidatura che è una lucidatura meccanica data dalla pressione del frattazzo, non dalla trasformazione delle polveri di marmo e della calce che vengono scaldate dal frattazzo e quindi avviene questa lucidatura naturale. Questo avviene solo quando questo pezzo qui è inumidito in modo uniforme, che Andrea adesso vi farà vedere. Un'altra cosa importante, non dovete mai finire il prodotto sotto la spatola. Quando comincia a diventare un po' pastoso, ributtatelo nel secchio. Ma questo perché se utilizzo il prodotto finché non si consuma, vado a lucidare il pezzo, poi ricarico il prodotto e vado a far raggiunto due problemi. Innanzitutto, più il prodotto diventa pastoso, più tendo a lasciare lo spessore. Vado a fare l'aggiuntura, qui non è ancora perfettamente ancorato, in tante zone più può spellicolare. Altra cosa, oltre a perdere dell'acqua, perde parte di colorazione. Vado su col prodotto fresco, qui è come se avessi due colori diversi e l'aggiuntura vi si vedrà sempre. Quindi lavorare sempre col prodotto bello liquido. Non serve buttarlo via, ragazzi. Lo ributtiamo nel secchio e lo andiamo ad integrare. Allora adesso Andrea vi farà vedere quel discorso dell'aggiunta dove di solito dicono che il prodotto sfiamma. Lui vi farà vedere invece che tenendo sempre il prodotto per fresco, questo non succede. Però poi vi facciamo vedere anche
nella fase in cui dovesse succedere la sfiammatura, come fare per eliminare la sfiammatura. Vai. Allora, facciamo finta che questa discussione che abbiamo fatto non c'è, eh? Quindi lui ha fatto questa mano qui e vedete, nel proseguo del lavoro lui sta arricchendo quella zona, eh? Vedete che lui dove va a sfumare sta sempre, ma sempre a sfumare, mai a lasciare spessore. Perché se lascia spessore, quando andiamo poi a fare l'aggiunta, quello spessore di ciclo ha dei problemi. Vedete? Uno mi può dire, a sto punto tu hai dato tre mani in più. Ma ha detto, bravo, chi sa di me? L'importante è che il risultato che ottengo è quello che voglio io, è giusto o no? Lo so, buono. Vedete ragazzi, io sto lavorando tranquillamente, da quello insistiamo vuol dire non è importante la velocità, non è importante correre o il metro quadrato, i due metri quadrati. Quando il pezzo che avete spatolato è bagnato in maniera uniforme, questo è il giusto tempo di lucidatura. E anche in questo caso qui, non è che bisogna spostare il muro, eh? Questo? Quando andiamo a fare pressione. Sentite il suono. Tranquillo, tranquillo. Dobbiamo sicuramente fare una pressione.